Procediamo subito con il Campidoglio a Roma. C'è stata ieri l'emergenza pioggia, purtroppo emergenza pioggia. È nevicato a Roma Nord, ai Castelli. C'è una situazione molto difficile, quindi andiamo a collegarci con il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Sindaco, buongiorno. Allarme sindaco. Neve ha affrontato un successo. Bene. E non ha nevicato. Molta neve, molto onore. Sì. È arrivati pochi fiocchi neve bolscevica camuffata a pioggia a 34 gradi centimetri. Sì. La poca neve ghiacciata è stata sgominata. Sì. Bene. Ma ha provocato forti ripercussioni sul mondo cattolico. Sul mondo cattolico? Ah, dice che la neve ha spaventato il Santo Padre, che ha deciso di dare dimissioni a Pozione Civile. Ma non è vero. Ora noi di Roma Capitale, la Roma di Caio Guanciale, la Roma Capotmondi di Ennio Lesto Prepuzio, la Roma immarcescibile di Numa Tozzo De Panio, chiediamo al pontefice di tornare. Sì. Ripensaci, Joseph, ripensaci. Ripensaci. La giunta di Roma ti tende una mano. Sì. Ti fornisce il gatto delle nevi. Al Papa? Anche con una scatola di Whiskas, se vuoi. Ma che scatola di Whiskas? Le fusa. Queste sono le fusa del gatto delle nevi. Mascherina. Sì. Mascherina. Ti riconosco. I fiocchi comunisti sono rimessi in fuga. Sì. Se dovessero presentarsi i Zingaretti, sì, tramutati da fuori Francesca al Pozione Civile, sì, alla porta, sì, non gli date soldi, eh, non firmate niente, non cantate brani di Marta sui tubi. Ma che c'entra? Non cantate, non tirate fuori un'arma negretta. Sì. Chiudetevi in casa, ecco, spargete sale grosso. Sì. Se appare Sanremo sovversivo, sì, tirate aglio su Fabio Fazio. Ma no, ma è il vampiro. No, chiama esercito. Ecco, tanto per cambiare. Grazie al sindaco di Roma.